E a manifestare davanti alla prefettura di Torino anche i dipendenti della ex Embraco chiedono un incontro urgente al Ministero dello Sviluppo Economico. Il 25 aprile incombono ormai i licenziamenti collettivi. Stamane la notizia che il tavolo a Roma potrebbe essere convocato tra il 19 e il 20 aprile. Enrico Bona. Non ci muoveremo fino a che non avremo delle garanzie, o sì o no, perché adesso è ora di finirla. L'ufficialità ancora non c'è, ma c'è l'impegno del Ministero dello Sviluppo Economico a fissare un tavolo sul progetto Italcomp, dal quale dipende il futuro professionale di 400 dipendenti della ex Embraco di Riva di Chieri. Il prefetto di Torino, Claudio Palomba, lo ha annunciato personalmente ai lavoratori in presidio in Piazza Castello. Dopo il giorno 15 e abbiamo chiesto nei primissimi giorni della settimana, o il 19 e 20, ci sarà una convocazione per le parti sindacali. Chiederò un incontro personalmente al Ministero del Lavoro per gli altri problemi che ovviamente riguardano sia per la cassa integrazione sia per il tema licenziamenti collettivi. Il prefetto ha spiegato che al Mise manca al momento un interlocutore perché ancora non è stata assegnata la delega alle crisi industriali. Forse la situazione potrebbe sbloccarsi nel prossimo Consiglio dei Ministri. Per i sindacati però non c'è più tempo da perdere. Tra 18 giorni partiranno le lettere di licenziamento. Il ministro Giorgetti deve sapere che se non arriva la convocazione noi il 19 o il 20 saremo a Roma sotto il Mise. Le istituzioni devono essere consapevoli che siamo vicini a un disastro sociale. I licenziamenti sono vicini, 400 persone possono rimanere in mezzo alla strada. Apprendiamo oggi che c'è l'impegno a dare le deleghe nei prossimi giorni, ma con il se e con i ma, come dire, non possiamo più andare avanti. Il progetto Italcomp, il polo di compressori insieme alla ACC di Mel nel Bellunese, sarà al centro dell'incontro fissato per il 15 aprile tra il ministro Giorgetti, i presidenti regionali Cirio e Zaia e una rappresentanza dei lavoratori. Un incontro che al momento non risulta sia stato esteso anche ai sindacati.